siamo in compagnia di Reinhold Messner presso il castello di Firmian, uno dei 5 Messner Mountain Museum. Oggi si presenta Free Solo, questa mostra che fa un percorso sull'arrampicata libera dal 1911 al 2011 da Preuss ad Alexander Huber. Nelle montagne si trova la libertà? Sì, ma quale genere di libertà? Fino adesso c'era la libertà di andarci, però adesso arriva forse lo steccato che non dà il permesso dappertutto di andare. In Italia si incomincia a discuterlo a livello governativo, locale o anche a Roma, e Preuss ha previsto che questo potrebbe succedere e per questo ho portato questa mostra che poi fa vedere questa possibilità. E perché è venuto? Perché tanti vanno in montagna senza capire la montagna, senza neanche sapere quello che fanno, perché sono abituati che trovano tutto preparato, il sentiero, la ferrata, la parete chiodata, spitata, l'elicottero che ti porta giù in caso che hai un po' freddo, e questo ci porta forse alla non libertà in montagna. La libertà in montagna viene da anni 1200-1300, quando il contadino è salito per sopravvivere e aveva la libertà, non doveva neanche andare in guerra per il conte o chi sempre stava sotto, perché più era su, più era libero, si faceva il suo terreno, lavorava il terreno, era autosufficiente ed era naturalmente intrappolato con le bestie che aveva e col lavoro che doveva fare, però era libero da altre forze. La libertà però ha dall'altra parte della medaglia la responsabilità, e questo vale naturalmente anche per l'alpinista. Se io vado in massima libertà significa non mi porto dietro niente, né un compagno, né una corda, né un chiodo, la mia responsabilità aumenta. È per questo che chi sceglie il free solo sceglie di affrontare il pericolo da solo, appunto? Che tipo di consapevolezza ci vuole per fare questo? Il free solo è costruito su un'altra dimensione, secondo me. Noi, andando in montagna seriamente, accettiamo le difficoltà che vogliamo superare. Più alte sono, più difficili è, più bravo devi essere. Affrontiamo pericoli, perché in montagna c'è sempre un pericolo, però l'arte del salire è di evitare i pericoli. Devi conoscerli per poter evitarli, però serve chiaramente una grande conoscenza, un istintivo e anche razionale di evitare quasi sempre i pericoli. E la cosa più importante per una salita è l'esposizione. Se tutto questo faccio con assicurazione, corda, chiodo, speed, o in palestra, o 2 metri sopra la terra, non ti entra profondamente nel conscio o subconscio. Però se lo fai in massima esposizione, e la massima esposizione è free solo, diventa tutta un'altra cosa. Le difficoltà aumentano, i pericoli aumentano, e l'esperienza è maggiore. Preuss non parlava nel suo grande articolo del fatto sportivo dell'arrampicata, parlava della psicologia. Diceva che la dimensione umana è quella che cresce se fai queste cose. Che tipo di evoluzione c'è stata, non tanto tecnica ma appunto psicologica, di approccio alla montagna da Preuss ad Alexander Huber oggi? No, erano tanti passi. È chiaro che questi sono soltanto i pilastri confinanti, l'inizio e oggi la fine. Poi se è la fine non potrei neanche dire, perché Hans Jörg Auer ha fatto il pesce da solo, è un'esposizione ancora massima perché la parete è molto lunga e poi è tutto su friction e su questa via, dove il passaggio è molto più difficile che sulla Notte, la Grande del Lavaredo, per dire, dove ci sono gli appigli abbastanza larghi. Però tutti e due, o anche uno, un americano che fa le cose simili, Honnold, yeah, che fanno delle cose incredibili per chi arrampicava su un altro livello, però bisogna sempre vedere e sapere che questa gente è talmente sicura su quello che fa che può farlo. Preuss ha detto il sapere, la capacità e lo steccato della possibilità. Significa, se io sono capace di fare la Estel Campanile
basso, in Brenta, senza niente, nell'11 posso farlo. Se non ho la capacità non vado lontano, o la paura mi spinge giù, o vado un pezzo e poi cado. Messner che relazione ha avuto nella sua carriera alpinistica col free solo? No, io ho fatto parecchie solo solitarie sul livello di Preuss, sì, forse 50, dove non ho portato neanche la corda perché mi dava fastidio. Però sulle grandi solitarie che io ho fatto, Philipp Flamm in civetta, una nuova via sulla Marmolada, sulla parete sud, ho portato la corda. Per due motivi, per scendere in corda doppia in caso di emergenza, e così non sono sulla linea di Preuss, perché Preuss ha detto la corda è un correttivo per la non capacità. Tu devi avere la capacità di scendere in ogni angolo, se non riesci più ad andare avanti, allora non ti serve la corda. Alexander Huber ha fatto questo sul Capocin, è salito e sceso per la stessa via, che era la più facile in libera, perché la via normale è una via da corda doppia. E così ha seguito Preuss perfettamente. Tutti quelli fra Preuss e Alexander Huber hanno fatto le solitarie più o meno come me, anche come c'è sulla grande Lavaredo. È salito, però ha usato la tecnologia che ho usato prima. Lui ha usato di tanto in tanto un chiodo come appiglio, come anch'io. Sulla Philipp Flamm, nei passaggi chiave, ho fatto un circolo con la corda, significa che probabilmente non cadevo fino in fondo se cadevo. Non sono caduto, altrimenti forse non sarei qui. Però ho fatto le correzioni. Come in realtà anche Preuss, che aveva un martello che ho nel mio museo per piantare dei chiodi. Lui ha piantato dei chiodi, non tanti, ma sappiamo di due chiaramente. Sappiamo anche che sul cammino di Rizzi, sul Torre Innerkofler, lui ha messo la corda attraverso la tessidra. Tessidra, e poi l'ha messo ancora attraverso la vita per andare avanti, e ha fatto i compromessi. E questo fa umano il signor Preuss, altrimenti sarebbe un fuori umano. Anche Alexander Huber non fa soltanto il free solo, l'ha fatto per un certo periodo con una bravura che è incredibile. Si può vedere nel free solo anche un significato di tipo ambientale, nel senso del rispetto, di non lasciare traccia? Oggi, ma non nel periodo di Preuss. Nel periodo di Preuss generalmente sì, perché lui ha previsto sempre nel suo articolo se l'uomo porta tutto, la macchina, la funivia in alta quota, alla fine le montagne diventano noiose, diceva, e i giovani di una futura generazione li butteranno via, non ci andranno più, e questo mostra la nostra mostra dei quadri. Però non, il chiodo singolo lui non lo criticava per motivi ecologici. Questo è venuto dall'America negli anni 60-70. E il senso estetico, la ricerca della linea ideale, verticale? Penso che Preuss aveva un occhio anche per la via ideale, anche Huber aveva questo occhio, anche io, probabilmente anche Comici aveva questo occhio. Oggi questo alpinismo non c'è più. L'alpinismo clean climbing, che è un altro, free solo è una cosa, clean climbing è tutta un'altra cosa, che viene dagli Stati Uniti. Clean climbing non è più capito, e anche la linea, sì, è difficile poi per i giovani oggi vanno e vedono una parete e dicono dove vado e forse non tocco l'altra via, no? Ci sono tante di vie. Chiaro.